Ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e oggi siamo qui per proseguire su Dark Souls. Allora, oggi faremo una boss fight bellissima. Andremo nell'area di Petit Londo, dove siamo già stati, quella che era completamente allagata e noi abbiamo drenato l'acqua, quindi ora si è liberata. Ci siamo stati anche dopo aver drenato l'acqua per recuperare il tizzone che ci ha permesso di potenziare la nostra uccigatana a più... non mi ricordo quanto ce l'abbiamo... 13. Prima di andare dobbiamo comprare dei buff, un buff secondo me di fuoco. Compriamo le resine carbonizzate che dovrebbero essere da questo mercante. Poi andremo in quell'area, la esploreremo per bene. Affronteremo i Darkrite, così ve li farò vedere, che sono tra i miei nemici preferiti di Dark Souls, sia per lore che per estetica. Mi sono sempre piaciuti. E poi andremo appunto dal boss, che è veramente molto molto bello. È un boss che può essere molto ostico per diverse ragioni, e che invece, se si arriva preparati, è molto semplice in realtà. Mi sembra che io ho fatto... sì, dovrebbe essere così. Ho fatto la mia... dopo aver fatto diverse run su Dark Souls, ho provato a fare una run livello 1, quindi una run in cui non livellavo. Però non sono mai riuscita a completarla proprio per colpa di questo boss. Sono ferma là. Sono ferma là. Direi che ne compriamo 5. Non so se ci servirà in realtà. Perché noi abbiamo il buff del sole, no? Ovviamente non possiamo utilizzarle insieme. Però siccome il buff del sole ha un utilizzo, una volta che è finito, non abbiamo più nessun buff. Quindi potremmo utilizzare la resina. Potrebbe essere qualcosa di interessante. Compro anche qualche osso del ritorno, anche se abbiamo il miracolo in realtà. Ho utilizzato tipo tutte le mie anime per comprare frecce, anche perché tanto non ci serviva livellare. Stiamo andando dal boss, probabilmente le perderemo, quindi. Nello scorso episodio, per battere Gwyndolin, ho indossato un anello. Non ci ho pensato subito che poteva essere un problema. Ho indossato l'anello del favore, che è praticamente l'anello che indossava anche l'otro. Questo è un anello che simboleggia il favore e la protezione della dea Fina, descritta nella leggenda come la bellezza fatale. Questo anello aumenta i PV, l'energia e il carico massimo del portatore, ma si spezza quando viene rimosso. Quindi se noi adesso lo togliessimo, lo perderemmo per sempre, capite? Il problema è che così siamo in Fetrol. Allora, aspettate, ci prepariamo, mettiamo lo scudo cimiero. Togliamo la falce, che lo so che è la nostra arma principale e ancora non l'abbiamo usata, però non è il caso di utilizzarla contro questo boss, quindi no. La resina carbonizzata. Allora, in realtà sarebbe bello, visto che andiamo a Petit Londo, provare anche a fare qualche invasione. Voi che dite? Esamina. Ah sì, possiamo restituire l'anima alla guardiana del fuoco, non l'abbiamo ancora fatto. Guardate, è tornata. Avete sentito che si è acceso? Può parlare? Allora, se noi legheremo il fuoco, la maledizione dei non morti finirà. Capite? La nostra missione è di legare il fuoco. Adesso abbiamo scoperto che se lo facciamo, la maledizione dei non morti finisce. E lei, che è la guardiana, può anche morire in pace, perché non sarà più vincolata a il falò. Il falò non avrebbe più senso senza la maledizione. Guardate, questi sono spettri di altri giocatori che in questo momento si trovano intorno a noi. Lui non dice niente di nuovo, va bene. Allora, per andare a Petit Londo si va di qua. Vedete, se arriviamo nell'area possiamo utilizzare un globo. In questo modo cerchiamo un giocatore che si trova in quest'area in questo momento, ed è umano ovviamente, altrimenti non può essere invaso, eh. Ma poi un'altra cosa che dobbiamo fare è a Norlondo, dobbiamo andare a cercare la guardiana del fuoco, che mi avete detto dov'è. Perché io pensavo si fosse buggata la scorsa volta.
Vabbè, iniziamo a proseguire nell'area. Mi sa che non trova nessuno, eh. Siamo umani anche noi, quindi potrebbe succedere che veniamo invasi, visto che siamo tipo gli unici a giocare in questo momento. Allora, da questa parte dovrebbe esserci un passaggio che non abbiamo ancora fatto. Esatto, là. Attenzione alla telecamera che ci uccide. Anima di guardiana del fuoco. Con questa potremo potenziare le nostre fiaschette a più 3. Ora. Su siamo già stati, abbiamo già esplorato. Noi dobbiamo andare qua sotto invece. Invasione annullata. Niente, comunque non... Eccone qui uno. Allora, questo nemico, come vi dicevo, è un Darkrite. Guardate quanto male gli abbiamo fatto. Prima non c'era in quest'area, ok? C'era, c'è da quando abbiamo drenato l'acqua, perché lui si trovava al di sotto dell'acqua. Infatti Petit Londra è stato sigillato apposta per impedire che i Darkrite e l'oscurità in generale uscisse da Petit Londo. Quindi sono tipo non morti che stavano sott'acqua a imputridire. Si vede anche guardandoli, eh. Qui ce n'è un altro. Hanno, avete visto come si muovono? In maniera davvero bella. Hanno un moveset con la loro arma davvero carino. Allora, di là si esce. Bisogna stare attenti perché quando fanno questo è facilissimo fare backstab. Ce ne sono tanti di Darkrite. È molto pericoloso andare in giro per quest'area. Perché da soli non sono molto pericolosi, però quando sono in tanti... In realtà una volta recuperato il tizzone che abbiamo già preso non è che ci sia tantissimo in quest'area. Lama seghettata del fantasma. Ok. Beh, siamo arrivati qua, ragazzi. Cioè, per puro caso, siamo davanti alla nebbia. No, vabbè, sconfiggiamo prima questo coso. C'è una melma qua dentro. L'abbiamo preso dalla parte sbagliata. Di solito si arriva dall'altra. Però... Con quest'arma si può stare molto lontani dai nemici e molto facile sconfiggerli. Ok. Siamo stati avvelenati. Oh, quella è una presa che ci risucchia l'umanità, eh. Questa è la loro particolarità. Loro si nutrono di umanità. Tra l'altro la loro mano che può risucchiare l'umanità, possiamo anche ottenerla, ci viene droppata. E possiamo utilizzarla anche sugli NPC, succhiar loro fuori l'umanità. Questo?
pezzo di titanite. Qui non c'è più nessuno e siamo esattamente qua, dove abbiamo sconfitto il primo Darkrai che abbiamo incontrato. Lì vedo un oggetto. Direi che quest'area è già ripulita, quindi ragazzi, proviamo ad andare dal boss. Hai bisogno di possibilità. Allora, barriera magica secondo me serve. Niente ragazzi. Io voglio fare coop disperatamente, ma non c'è nessuno. Allora, attraversiamo la nebbia, il boss non c'è subito. Come vedete... c'è una scala. Ha bisogno di anello incredibile. Allora, possiamo accorgerci che c'è un boss, perché la nebbia non se ne va dopo il nostro passaggio, no? Possiamo solo scendere queste scale. Attenzione, perché se non prendiamo le scale e andiamo dritti, moriamo, eh? Sapete quante volte sono morta così? Allora, questa è una scala quasi infinita, è lunghissima. La particolarità, come vedete, è che ci sono questi piccoli spuntoni da quali ci si può gettare. Però noi facciamo come se fosse la prima volta che arriviamo qua e quindi percorriamo la scala vedendo un po' dove ci conduce all'interno di questa torre. E la scala si interrompe. Allora, noi dobbiamo gettarci nel vuoto, questo è evidente. Però ad attenderci sotto di noi c'è l'abisso. Per questo... dobbiamo assolutamente utilizzare il patto di Artorias, cioè l'anello che Artorias indossava per andare nell'abisso. Questo anello simboleggia il patto del cavaliere Artorias con le bestie dell'abisso. Come Artorias, il portatore può attraversare l'abisso. È l'anello che gli avevano dato per andare nell'abisso e appunto attraversarlo. Dobbiamo indossarlo anche noi. Adesso sono umana, quindi mi dispiace morire, non voglio farvi... cioè non voglio... non voglio morire... però, diciamo che finiremmo in questa oscurità che alla fine ci ingloberebbe e moriremmo, ok? Quindi invece con l'anello possiamo andare. L'unica cosa, purtroppo, è che ovviamente... ho sbagliato, scusate, perché devo togliere questa. Ovviamente non abbiamo uno slot anello in meno che dobbiamo sfruttare. Guardate. Che dobbiamo sfruttare per mettere il patto di Artorias, quindi... dov'è? Dov'è il boss? Eccolo là. Ah, i quattro re. Ok ragazzi, allora. Però. Vediamo un po', vediamo un attimo. Allora, ovviamente come dice il nome stesso della boss fight, questo... aiuto ragazzi! Che paura. Questo non è l'unico boss, ok? I re sono quattro. Però non è neanche vero questo. In realtà sono molti di più. Dipende dal danno che noi facciamo. Se per caso arriviamo qui impreparati, loro continuano a spawnare all'infinito finché non togliamo sufficientemente vita. Quindi i quattro re in realtà... mamma mia ragazzi, ma sono fortissimi. Ok, dicevo che i quattro re in realtà possono diventare molti di più. Vedete, per esempio, adesso noi abbiamo ucciso il secondo e il terzo non si vede ancora. Cioè, non c'è proprio. No, questo è impossibile. Eccolo qua. Se invece fossimo molto lenti... mi sono pieno. Si accumulerebbero, inizierebbero a spawnare, no? E rimarremmo circondati da questi nemici. Guardate che bella che è la sua estetica. Tra l'altro è umanoide, però ha le corna. Sembra un po' un albero, diciamo. Ho sbagliato. Ragazzi, le sto prendendo tutto. Scusate, smetto un attimo di parlare.
Allora, loro in realtà fanno degli attacchi magici, che noi però non stiamo vedendo in questo momento. Infatti io ho usato barriera magica prima di venire qua, però... Ecco, qui siamo stati un pochino più lenti, quindi ha fatto in tempo ad arrivare. Ora ve lo mostro. Loro si muovono all'interno dell'abisso, come se fosse il loro elemento. Ecco, ci fa l'attacco magico. Questo attacco magico e ricercante è davvero bruttino. Meglio pararlo. Questa è un'esplosione, anche questa si può parare. Io ho equipaggiato lo scudo cimiero che protegge dalla magia, perché lo sapevo e me lo ricordavo. Allora, qui a cosa si sta facendo un po' bruttina in realtà, perché avete visto che ne è spawnato un altro, perché io ho perso un po' di tempo parlando. Sono rimasta sconvolta da quanto poco danno ci faceva. Fiamma dell'anima di Lord tramandata. Allora, questa vale come un'anima di Lord. Nonostante noi dei quattro re nel video iniziale, quando i quattro Lord ci sono stati presentati, non ne abbiamo sentito parlare. Ora scopriremo perché. Infatti c'è scritto tramandata. Allora, qui siamo nell'abisso. Non so se possiamo toglierci l'anello. Non credo. Si è sbloccato un falò che possiamo accendere, nel quale possiamo riposare. Perché? In realtà in quest'area non c'è niente, no? Quindi non ci serve a niente un falò qua. Però esiste un segreto enorme. Se noi fossimo arrivati qui, in questo punto del gioco, senza aver parlato con Frampt, avremmo avuto la possibilità di intraprendere un altro sentiero all'interno della trama di Dark Souls e parlare con un suo alter ego, che ci avrebbe raccontato una versione differente della storia che ci ha raccontato Frampt. E diciamo che questo è uno dei segreti più apprezzati all'interno di Dark Souls, e mi ricordo che lo facevo quasi sempre nelle mie run, anche perché quell'NPC, che tra l'altro è identico a Frampt in tutto e per tutto, ma si chiama Kat, quindi è tipo suo fratello, ci dà la possibilità di stringere un patto, che è il patto appunto dei Darkrite. Quindi potremmo diventare come loro, potremmo tenere tutto il loro equipaggiamento, la mano per risucchiare l'umanità e anche un globo come quello che abbiamo usato per invadere prima, però con invasioni infinite. Ed è uno dei patti più cattivi, subdoli e bellissimi di tutto Dark Souls, ok? Allora, mettiamo, direi, 2 punti a vitalità, perché abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno. E poi leggiamo l'anima. L'anima di uno dei quattro re che vennero corrotti dall'oscurità. Frammento dell'anima de Lord scoperta nell'era del fuoco. Lord Gwyn riconobbe i presagi di questi quattro condottieri di Petit Lundo e conferì loro gradi e frammenti di una grande anima. Sebbene non sia una vera anima di Lord, può comunque saziare il ricettacolo dei Lord. Allora, praticamente Lord Gwyn riconobbe i presagi di quattro condottieri di Petit Londo. Loro erano i quattro re di Petit Londo, no? E gli ha dato, praticamente Gwyn, gli ha dato dei frammenti di una grande anima, probabilmente la sua. E quindi non è una vera e propria anima di Lord, però dentro di loro la conservavano, questo frammento tramandato che noi possiamo comunque inserire nel ricettacolo. Allora, fatemi pensare una cosa. Caspita, siamo veramente molto alla fine. Allora, ragazzi, sto pensando che cosa fare, perché non ho progettato esattamente che cosa fare in questo episodio. Però direi che andare ad Anorlondo adesso potrebbe essere veramente la scelta giusta. Sì, perché andremo ad Anorlondo. Andremo in un'area nuova per battere un boss. Abbastanza ostico forse per noi. E poi
Faremo il DLC. Prima però dobbiamo completare una cosa, perché nello scorso episodio abbiamo sconfitto Gwyndolin e abbiamo fatto arrabbiare la Guardiana del Fuoco di Anor Londo, che giustamente, insomma, era una seguace di Gwyndolin. Soltanto che io non sapevo dove lei va quando si arrabbia con noi, quando diventa ostile. Ero convinta di trovarla al suo falò. Invece abbiamo trovato il falò acceso e lei non c'era. Mi avete detto che è qua. E nel montaggio l'ho pure vista, in realtà. Perché è proprio lì, in piedi, che ci fissa e ci aspetta. Eccola lì, la vedete? Lei sta nel patto della luna oscura. Non dice niente, cioè non è che... Vero. Non si baffa? Ah! Eccolo lì, quello lì è il buff che avremmo ottenuto facendo il patto con Gwyndolin. Oh! Non dici nient'altro. Oh, ci ha quasi uccisi. E droppa anima di guardiana del fuoco, giustamente, no? Torniamo. Ora non possiamo neanche più riposarci al suo falò perché l'abbiamo uccisa, però non fa niente. Il suo buff, quello che lei ha usato per potenziare l'arma, è fortissimo, ragazzi. Fa danno magico. Solo che per scalare il patto di Gwyndolin, insomma, è un po' impegnativa la cosa. Noi abbiamo due anime di guardiana, che sono la guardiana che abbiamo ucciso e, e quella che abbiamo trovato a Petit Londo. Si autocommisera. Ci teletrasportiamo ad Anor Londo. Allora, l'area in cui andremo adesso si chiama Gli Archivi del Duca. Ed è un'area molto pregna di lore, in realtà. C'è molta, molta, molta lore. Alcune cose verranno spiegate molto bene. Incontreremo qualcuno che abbiamo visto nel video iniziale. Quindi credo che sarà un'esperienza molto interessante. Una delle aree più difficili, secondo me. Ed è da questa parte. È là. Quella struttura che si vede lassù. È un'area in cui viene utilizzata dai nemici tantissima magia. Se ve lo state chiedendo, non si poteva venire qui fin dall'inizio del gioco, da quando siamo arrivati a Anor Londo, perché avremmo trovato questa porta chiusa. Dopo aver posato il ricettacolo, invece, si è aperto. Ad accoglierci c'è uno di questi, ve lo ricordate? Questo qui è lo stesso cinghiale che c'era al Borgo dei Non Morti. Ci carica. Possiamo fare backstab, eh? No, non so come. Cacchio. Scherziamo. Non si può fargli backstab, scusate, eh? Ragazzi, non vedo niente! Non ha droppato. Mi sembra che ce n'è un altro, eh. Sì. E c'è pure finito il buff. Vieni qua. Forse è meglio usare questa. Oddio! Avete visto quanto ci cura una fiaschetta? Perché le abbiamo potenziate più 4.
scusa però, eh. Attaccami. Oh, questo è uno dei nemici iniziali, ma rimane comunque uno dei più difficili da sconfiggere, anche perché è tutto corazzato. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo del gioco, quindi dovrebbe darci il drop. L'elmo dalla zanna del cinghiale. Allora, testa mozzata di un cinghiale zannuto corazzato, presa da colui che l'ha ucciso come prova della vittoria. Proprio come gli dei fecero con la testa dell'antico drago. Può essere messa in testa e usata come inaspettato pezzo di equipaggiamento protettivo. Inoltre, permette di attaccare usando le zanne. Ah, la testa del drago mozzato l'abbiamo vista comunque a Norlondo, eh. Eccolo qua. L'abbiamo vista nelle camere di Anorlondo, c'era. Eccoci qua. Perfetto, siamo arrivati. E vedete che c'è un ascensore di legno. Con il quale possiamo salire. È abbastanza difficile quest'area. Io mi ricordo che... Vabbè che la facevo abbastanza a inizio gioco. Però mi ricordo che avevo molte difficoltà. Secondo me è l'area più difficile. Allora, i nemici... Oh! Sono di cristallo, come vedete. E usano attacchi di magia. Lì c'è un arciere. Aia. E lì, molto fuori luogo, c'è uno dei colossi di cristallo che abbiamo già incontrato al giardino. Avete visto quanto danno ci ha fatto? Il cristallo è pericolosissimo, eh? Fa un sacco di danno. Questo signore qua. Vedete che non si muove, è un po' strano. Se noi lo attacchiamo diventa ostile e nasconde una sorpresina. Vieni. Questo forse non gliel'avevamo neanche mai visto fare. Olè. Scusate ragazzi, ma non avrebbe dovuto darmi l'oggetto. Mi confondo. Mi sto confondendo. Ai. No, questo baffa i suoi nemici, eh. No! Ragazzi, io mi ricordavo che quel... quel colosso ci dava un oggetto, sicuramente. Mi sto confondendo. Ma non so perché. Sì, ho capito, ragazzi. Cioè, praticamente... per ottenerlo... Per sbloccare il DLC prima dobbiamo parlare con un NPC, probabilmente. Vabbè, torneremo qua, non è un problema. Allora. Vediamo, eh. Vedete che siamo proprio in archivi, nel vero senso della parola. Nel senso che è una specie di biblioteca questa. Quindi non ci sorprende vedere un utilizzo della magia così, no? Scopriremo però che questi archivi sono molto labirintici. Nel senso che è molto facile perdersi. E alle scale piace cambiare. Ci sono molti oggetti nascosti.
Come per esempio qui. Titanite scintillante. Qui c'è un balcone. Si era dato il sole. Altra titanite scintillante. Là vediamo il borgo dei non morti. Che bello. Muori. Mimic. Lo sapete che io ho paura, eh? Ok. Un mimic che ci dà lo scudo del cavaliere di lo scudo di cristallo del cavaliere. Tutto vedete che gira intorno al cristallo. Saliamo. Spero di non perdermi in quest'area. È molto facile farlo in realtà. Qui c'è un corridoio. Con un tizio completamente equipaggiato di cristallo. Il cristallo, oltre ad avere un grande... Vabbè, è fragile. Però oltre ad avere un grande potere d'attacco, è anche molto resistente. Non è questo il caso del nostro amico, però. Muore senza darci niente, eh? Avete visto? Guardate, qui c'è tutto il cristallo che crea... No! Dio! Oh, pezzo di titanite blu per potenziare le armi magiche incantate. C'è tutto il cristallo che esce dai muri, vedete? Più andiamo avanti, più la cosa si intensifica. Hai bisogno di anello incredibile. Noi non ce l'abbiamo, però. Ho capito a che anello si riferiscono. Ma noi non ce l'abbiamo. Ma sì che non ce la prendiamo. Olè. Ci baffiamo. E andiamo. Allora ragazzi, guardate qua. Oddio, non mi ricordo. Non ricordo niente. Ah, ora mi ricordo! Allora, come vedete è un drago. Ok? Sit! Il senza scaglie, ne abbiamo... ne abbiamo sentito parlare. Nel video iniziale l'abbiamo visto, è un drago nato senza scaglie che tradì i suoi alleati draghi. Questa era una morte obbligatoria del gioco, eh? Perché li invidiava, perché lui non ce le aveva le scaglie, no? Le scaglie è ciò che rendono praticamente un drago invincibile e immortale. Lui era nato senza, era sfortunato. E, di conseguenza... ha tradito i suoi alleati, si è alleato con Gwyn. Infatti noi lo vediamo qui ricoprire la carica di duca. Ci sono un sacco di teorie inquietanti in realtà che lo riguardano. Disturbanti teorie che lo riguardano, direi. È chiusa. Guardate la guardia dove dorme, ma cioè... È stato difficilissimo trovare questa chiave, eh?
possiamo leggere la descrizione. Vedete che la distinguiamo perché ha dei cristallini. Apre la prigione della torre dell'archivio. Chiave per la cella della torre dell'archivio del duca. La torre dell'archivio, un tempo sede di, di preziosi tomi e lettere, è diventata una prigione dopo la follia di Sith. Gli uomini serpenti a guardia della prigione proteggono gli scarti dei terrificanti esperimenti compiuti. Ok, quindi capiamo subito che abbiamo a che fare con un posto bellissimo, eh? Super bello. Non me lo ricordavo. Allora, hanno attivato questa musica e liberato questi esseri. Se riusciamo a non morire, possiamo recuperare le anime che abbiamo perso da... Dove vai? Oh! Stanno scappando! Stai qui! Guardate, ma... Oh mio Dio, stanno arrivando! Fa paura perché vediamo i nemici scappare, cioè è disturbante la cosa. Guardate, guardate, si preparano a fare una presa schifosa. Sembrano dei Mind Flayer. Ok. Noi non facciamo altro che affrontarli. Tu volevi rimanere dentro. Ovviamente possiamo aprire le celle, perché abbiamo la chiave è uguale per tutte. Guardate, guardate, ma... allora là c'è un oggetto, lo vedete? Da dov'è che si arriva? Il nostro amico ha deciso di tornare. Eccole lì, ne arrivano altre. Questo rumore è fastidiosissimo. Ok. Ah, ecco. Allora, aspettate, eh. Un imboscatone. Chiave della prigione. Aspetta, perché non so che cosa apre questa chiave. Allora, chiave extra della cella della torre dell'archivio del duca. Forse gli uomini serpente sono stati negligenti, perché ci sono diverse chiavi che si adattano alle celle della torre dell'archivio. Ecco. Ed è una chiave che ci permette di prendere questo oggetto. E probabilmente qualcos'altro, eh. Aspettate, adesso esploriamo bene. Andiamo a fermare questo rumore perché veramente... Comunque sono molto contenta di come sta venendo fuori la Fra, perché è veramente molto forte. Queste poverine non fanno niente, ma noi lo uccidiamo lo stesso. Ti droppa. Miracolo, tepore lenitivo. Miracolo, tepore curativo. Qui è chiuso. Guardate chi c'è. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. Such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach.
The thought offends me, so I could simply die. As a student of the arts, you understand me. È rimasto intrappolato e ha bisogno d'aiuto. È molto strano che queste creature ci abbiano droppato, ragazzi, due miracoli, no? Quindi questa cosa dovrebbe farci un attimo pensare a quale possa essere la loro origine. Miracolo speciale conferito alle servitrici di Guinevere, principessa del sole. Ripristina molti PV a te e nelle vicinanze. Questo è molto utile anche nell'online. I miracoli di Guinevere, la principessa amata da tutti, conferiscono la propria benedizione a molti grandi guerrieri. È molto bello questo utilizzarlo in coppa, appunto, perché una volta non ci si poteva curare durante le coppe, adesso invece sì. Però era molto bello che il proprietario del mondo lo usasse, oppure anche uno di quelli evocati, e aiutasse a curare tutti. Era molto carina come cosa. Tepore curativo è sempre conferito alle servitrici di Guinevere, ripristina PV a te nelle vicinanze. E quindi, insomma, queste creature, noi sappiamo che Setti senza scaglie faceva degli esperimenti e non ci vuole molto a intuire, appunto, che queste fossero le servitrici di Guinevere trasformate in qualcosa di orripilante. Accidenti. Ragazzi, aspettate un secondo. Hanno un sacco di equilibrio. Mamma mia. Fermiamo. Chiave porta gigante della torre. La sua forma non ricorda quella di una chiave di una prigione, in effetti. La torre non era affatto una prigione, ma un archivio di tomi preziosi. Hanno utilizzato la biblioteca in modo differente, eh? In modo alternativo. Ora, gran cappello. Non so cosa ci fa qua, non so. Ma chi usa? Non è questa la porta per aprirlo? Oddio! Non era questa la chiave, aspettate. Allora, noi abbiamo lasciato una un oggetto, che io spero sia la chiave, là sopra. Andremo a recuperarlo, non so come. Deve essere quella la chiave per liberare Logan. Possiamo farlo dopo, eh. Però vabbè, alla fine Logan è uno stregone, non è che ci interessi neanche così tanto. State, eh? Okay. Allora, ora siamo sulla parte esterna degli archivi. Qua sotto addirittura c'è un boschetto dove potremo andare. Qui si vede sempre il borgo. E qua inizia in realtà un'area. Quando lui fa così, baffa i suoi nemici. Ragazzi, questo va eliminato subito. Qui inizia un'area abbastanza complessa. Vedete? Ci sono delle scale da girare. È tutto molto labirintico. E fa lo strano. No. Mamma. Oh.
aspettate. Non voglio morire perché vorrei recuperare le anime che abbiamo lasciato da Sith. Ok. Noi possiamo scendere. Il falò è là. Me lo ricordo chiaramente. Aspettate, Sì. Sì. Siediti, siediti, siediti. Ok, adesso che abbiamo falò, sto un pochino più tranquilla, eh.